Un altro grande appuntamento targato Lampus, Andrea Pozza Trio, il 24 marzo ore 19, Palazzo San Giovanni Alessano. Ciao Paolo, rieccoci. Ciao Gino, buonasera agli ascoltatori di Radio Venere e Radio Peter Pan. Un altro grande appuntamento, un altro bel ritorno possiamo dire con Andrea Pozza. Un ritorno doppio perché abbiamo... sì, Andrea Pozza è venuto con noi poco tempo fa, peraltro, quando abbiamo presentato un concerto con Scott Hamilton. Aggiungo io, indimenticabile quella serata. Che tu eri presente, fra l'altro. Bellissima serata, c'era anche Aldo Zunino al contrabbasso, come sarà anche il 24, e c'era anche Giovanni Scasciamacchia alla batteria, e ci sarà sempre onnipresente Giovanni. Diciamo che è un trio consolidato questo, e noi abbiamo in linea Andrea Pozza, che saluto. Maestro, benvenuto, ciao. Ciao a tutti gli ascoltatori. Ciao Andrea. Dicevo, un trio consolidato, Aldo Zunino, Giovanni Scasciamacchia e Andrea Pozza, vero? Sì, suoniamo da tanto tempo insieme, con Aldo siamo anche quasi vicini di casa, insomma abitiamo a Genova, ci vediamo da quando eravamo ragazzi praticamente, quindi insomma c'è una conoscenza profonda, e anche con Giovanni ormai sono tanti anni che tra incisioni di dischi suoi, concerti, insomma ne abbiamo fatti tanti, quindi siamo affiatati. E l'evento, diciamo, del 24 è la presentazione dell'album Blue Toy. E la parola blu è molto importante in campo jazzistico, perché vogliamo spiegarlo, Andrea? Sì, beh, sicuramente questo ultimo album è un po' una raccolta della musica che amo di più, in quanto è diviso tra un po' di composizioni mie che ho, diciamo, elaborato in questi ultimi anni, poi il mio grande amore sono gli standard del jazz, e chiaramente la parola blu, poi il titolo è preso da un mio brano che dà il titolo appunto al CD, che si chiama appunto Blue Toy, perché è una struttura, diciamo, di blues, anche se è un po' mascherato, però è sempre un blues. E comunque la parola blu, sì, è una cosa importantissima che caratterizza tutta la musica jazz, diciamo. Ecco, in questo appuntamento, quello del 24, diciamo, la novità è il ritorno di Mila Ogliastro, che abbiamo avuto modo di vederla in un'altra occasione, sempre un altro evento targato Lampus. Sì, no? Perché Mila è stata da noi insieme a Tommaso Perazzo per Attenti a quei duo, una delle audizioni ultime più riuscite, e devo dire che è stato un concerto che anche quello ha lasciato il dolce in bocca a tutti. Poi sono persone splendide, sia Andrea che Mila, quindi c'è nato anche un legame personale. Abbiamo detto più volte che se più è forte il legame che io ho con i musicisti, più è forte il feeling che l'intensa è col pubblico. È la musica che verrà, che viene presentata, diciamo, negli eventi targati Lampus. E c'è Mila anche con te, Andrea? C'è Mila qui con noi, che partecipa al CD come ospite, perché, diciamo, i pezzi miei non hanno le parole, quindi non ha cantato nei miei brani, però negli standard invece ci voleva una cantante con lei, c'è un rapporto musicale anche questo di anni di collaborazione. È stato bello averla con noi, e sarà bello averla anche con noi il 24. Adesso ve la passo così vi dice qualcosa. Sì. Sento. Sì, ciao Mila, benvenuta. Ciao. Ciao, eccomi. Sì, Andrea mi ha escluso da questa cosa. Mi ha fatto sentire niente. Allora, però, dicevamo praticamente dei brani strumentali, no? In cui, diciamo, è la musica a farla da padrona, non c'è la parte cantata. Però comunque Mila ci presenterà degli standard, no? La serata del 24 in Alessano. Esatto. Ecco, e di specifico ci puoi anticipare qualcosa? Beh, di solito scegliamo qualche brano che abbiamo inciso nel disco, come ad esempio Who Cares, dei fratelli Gershwin, ma non solo in realtà, perché ogni tanto ci piace tirare fuori qualcosa di nuovo, come ad esempio di solito ci divertiamo tantissimo con questo brano, che non è conosciutissimo, ma è molto, diciamo, suona molto tradizionale, molto molto simpatico, molto allegro, dal titolo Goody Goody. O una delle ultime volte abbiamo fatto questo standard stupendo che si intitola You're Gonna Hear From Me, che invece è un po' meno conosciuto, però è proprio una canzone di quelli, diciamo, di Broadway, ok? Cioè legati proprio
alla voce cantata, ecco, insomma, quindi ci sono, cioè, c'è un po' di tutto, ma sempre molto legato al potere della parola e della voce, ecco. Senti Mila, qual è diciamo il genere, il periodo, una decade particolare in cui ti senti più vicina come indole, come sensibilità musicale? Urca, io so già la risposta. È una domanda veramente difficile. E Paolo sa già la risposta, quindi non so, facciamo nessuno. Io posso farci secondo per quel poco che difficile, no, veramente difficile, perché ma specie, beh, allora io e Paolo ci siamo conosciuti l'anno scorso, in realtà praticamente la scorsa estate, e quindi già, insomma, avevamo un po' parlato di questa cosa, ma nel frattempo intanto ho elaborato ancora molto a proposito di qual è la mia, insomma, un po' la mia personalità musicale, e devo dire forse un po' al limite quasi della sociopatia, perché salto veramente dal rock, esatto, agli standard jazz, cioè ogni tanto magari una mattina mi sveglio che vorrei essere nei jazz club degli anni 40, ok, e ogni tanto invece mi sveglio e vorrei essere a Woodstock, quindi è veramente difficile, però devo dire che vocalmente mi diverte tantissimo questo tipo di musica e la libertà che, insomma, il jazz ti permette di avere. Esattamente quello che stavo per dire io, ho detto, per quel poco che conosco Mila, secondo me va di palo in frasca, perché è una persona di base. Lei ha una conoscenza della voce anche scientifica, perché abbiamo fatto anche dei discorsi con lei, no? Ma proprio a livello di logopedia, di tecnica, quindi lo strumento lei lo conosce, lo coltiva benissimo, e quindi secondo me, cimentandosi in varie aree, questa voce lei la impiega nel modo che le va di più. Ecco, così io ti avevo inteso, in effetti hai dato la stessa risposta. Sì, possiamo dire allora nel più puro stile classico del jazz, no? Quello di spaziare, di variare, di essere eclettici. Eh beh sì, diciamo l'ispirazione è un po' quella, o comunque di lasciarsi tanto ispirare da quello che succede intorno e anche un po' dal momento, ecco. Perfetto, perfetto. Noi avremo modo allora il 24 marzo, ai nostri amici che sono in ascolto, ore 19, Palazzo San Giovanni, Alessano, Andrea Pozza Trio. Quindi Andrea Pozza, Aldo Zunino, Giovanni Scasciamacchia e la voce di Mila Ogliastro. Una serata, un appuntamento assolutamente da non perdere in una cornice. Da fantastica. Non perdere, e faremo sentire, cioè l'atmosfera che renderanno loro sarà quella di stare come se noi stessimo a New York, o questi jazz club di New York, Parigi, eccetera, stando ad Alessano in una sala bellissima in questo palazzo del 1500. Quindi molto salentino, ma molto anche internazionale. No, volevo soltanto dire che, siccome ho già suonato in quel fantastico posto, insomma è veramente una cornice eccezionale, poi suonare acustico è una cosa rara, rara e bellissima, poi c'è un'acustica particolare molto bella, molto, sì, sarà una bella serata, spero che parteciperanno in molti. Bellissimo, senti, Andrea, ti volevo fare a te e a Mila, però tu magari ci ascolti, Mila no, con Gino dicevamo prima di collegarci che volevo fare un appello. Tu insegni al conservatorio, giusto? Sì, oh. A Genova. Noi vediamo nel panorama degli eventi jazz e dei concerti che purtroppo c'è sempre, almeno qua da noi, penso che sia un fenomeno diffuso in tutta Italia, un pubblico che ha tendenzialmente i capelli grigi o bianchi, no? Quindi abbiamo un pubblico abbastanza, tra virgolette, vecchietto. E noi stiamo cercando di fare di tutto per invogliare i giovani a venire ai concerti, soprattutto i ragazzi che studiano musica, perché per me... O che amano la musica, proprio perché si approcciano. Però specialmente chi la ama, perché che succede? Se viene un sassofonista come Scott Hamilton ad Alessano, no? Io sono un ragazzo che studia sassofono e quindi magari Scott Hamilton lo conosco perché lo sento in cuffia. Un conto è ascoltare la musica in cuffia e un conto è venire ai concerti, perché si impara dai concerti, giusto Andrea? Vuoi dire? Sì, assolutamente, è una cosa per i musicisti è indispensabile, cioè il contatto veramente, cioè dal vivo con gli altri musicisti, anche senza suonare assieme, è una cosa, cioè io tra il mio bagaglio di esperienze
ci metto anche quella di aver ascoltato, non so, Louise East a New York in un club, perché non ci ho mai suonato con Louise, no, forse ho suonato una volta, però non ho occasione di suonarci, purtroppo, è un grandissimo artista, però l'averlo ascoltato quella sera dal vivo, oltre ai centinaia di dischi che ho sentito suoi, è un'altra cosa, cosa, è come, non lo so, boh, vediamo un film dove c'è un banchetto eccezionale, oppure andiamo al banchetto e magari assaggiamo qualcosa. Esatto, infatti. Quindi bisogna comunque spingere i ragazzi a venire ai concerti, i genitori che hanno figli che studiano di prenderli per le orecchie e mandarli e a portarli. Vedere i concerti, perché è formazione. Io credo che sia anche un fatto, una riscoperta che deve essere attuata, perché poi quando almeno se la musica è buona, quando ci si trova lì al concerto è veramente un diletto per l'anima, specialmente di qualcuno che vuole fare musicista, e quindi non credo che ci voglia un grande sforzo, no. Preso diciamo il via delle prime volte, no? Esatto, devono solo superare una sorta di pigrizia, secondo me, che c'è, mentale, disabitudine, venire ai concerti, anche perché poi, se non c'è un ricambio di pubblico, questi ragazzi che magari hanno l'aspirazione di andare sul palco e esibirsi, quando finiscono questi spettatori? Resta solo la teoria, ma non la... Che fanno? No, devono suonare, ci deve essere un ricambio, assolutamente, se no suonano in stanzetta da soli, va bene. Quindi, ai concerti, forza! Tutti quanti. E quindi Andrea Pozza, Mila Ogliastro, vi ringraziamo, ci rivediamo quindi la sera del 24 marzo a Lessano, Palazzo San Giovanni. Grazie, a presto. Grazie. Allora, ci vediamo domenica prossima. Grazie a voi, ciao. Ciao, ciao. E come al solito, ovviamente, cappello dei nostri incontri per presentare tutte le indicazioni per non perdersi questi appuntamenti, che sono appuntamenti speciali, non è perché stiamo qui e lo diciamo, ma perché bisogna venirci, ascoltare, vivere quell'atmosfera e dopo ci darete conferma. 30 secondi, Gino, noi l'8 di marzo abbiamo fatto un altro concerto, no? Vuoi dire che cosa è successo a questo concerto di Arrighini? Cioè, quando uno dice la vibrazione, l'emozione, no? Ecco, entri in quel clima là, in quel tipo di, non dico trance, però quel tipo di atmosfera, di vibrazione musicale, letteralmente. Esatto, cioè l'8... un pubblico diversificato, eccetera, assistito a questo concerto dedicato a Puccini, il pianista Riccardo Arrighini, specialmente in un particolare passaggio, era lui in trance, si è portato in trance con lui tutto il pubblico, che è rimasto a bocca aperta, cioè che aveva le lacrime di emozione, standing ovation, voglio dire così. Noi avremo il 24 uno dei migliori pianisti italiani, perché consigliato quella sera stessa da Arrighini, in cui lui stesso ha considerato Andrea Pozza il top. Esatto. Quindi informazioni su oo.events, scrivete Alessano e trovate tutto, oppure sulla pagina Facebook di Lampus, oppure via WhatsApp al numero 347-5169-946 e vi rispondo io. Andrea Pozza Trio, Blue Toy con Mila Ogliastro, 24 marzo ore 19, Alessano, Palazzo San Giovanni. Buona musica. Ciao. Grazie. Paola, alla prossima. Grazie.